Alcune sigle sindacali si oppongono con decisione all'apertura delle attività commerciali domani nel giorno di Pasqua. Dura la posizione di CISL e Fisascat. Con la primavera i luoghi d'arte e di storia delle due province vengono riaperti per le visite turistiche, un patrimonio ancora poco conosciuto in loco. All'insegna della partecipazione emotiva dei fedeli nella Settimana Santa e delle tradizioni culinarie locali, la Pasqua di quest'anno in regione. Il sindacato degli insegnanti Gilda non firma il nuovo contratto sulla mobilità dei docenti, non piacciono la chiamata diretta dei docenti e gli ambiti territoriali. Bentrovati gentili telespettatori, la CISL e la Fisascat dicono no all'apertura dei negozi nel giorno di Pasqua, dura posizione dei sindacati contro la liberalizzazione degli orari. Anche i segretari della CISL Molise e della Fisascat Maurizio Spina e Leonardo Piccinno dicono no all'apertura dei negozi nel giorno di Pasqua. Nella più ampia vertenza aperta in merito al caso di un outlet di Serravalle Scrivia vicino Alessandria, gli esponenti sindacali molisani, in linea con i vertici nazionali, continuano ad opporsi all'attività degli esercizi commerciali durante le festività. Secondo le ultime indagini, affermano Spina e Piccinno, i consumi sono in calo, le famiglie abruzzesi e molisane non spendono più e per questo non si giustificano le aperture durante i giorni di festa. Lavorare a Pasqua non significa altro che proseguire nella disumanizzazione del lavoro. La decisione delle aperture selvagge non porta beneficio al commercio e ai portafogli delle lavoratrici e dei lavoratori. E mentre sono stati proclamati 2 giorni di sciopero a Serravalle Scrivia sull'apertura a Pasqua dell'outlet, anche in Abruzzo e Molise ci saranno varie iniziative per sensibilizzare le persone al problema e suggerire alle famiglie di trascorrere più tempo insieme, concedendosi un po' di riposo e lunghe passeggiate nei parchi e non nei centri commerciali. Il giorno di Pasqua, continuano i sindacalisti, non può diventare un giorno di consumismo. Per questo invitiamo i cittadini a non fare shopping a Pasqua. Le aperture andrebbero concordate con enti locali e sindacati. Quando si parla di flessibilità oraria, bisogna rivendicare una contrattazione di secondo livello sull'organizzazione del lavoro, capace di regolamentare un certo numero di prestazioni domenicali e festive su base volontaria e maggiorazioni economiche che riconoscano e premino l'impegno e la professionalità dei lavoratori. Anche il Molise apre agli appassionati le porte dei musei e delle aree archeologiche per la Pasqua e la Pasquetta. Anche il Molise, come le altre regioni dello Stivale, per questa Pasqua 2017 offre un percorso culturale di tutto rispetto. Infatti, musei e poli archeologici saranno aperti, come comunica il Polo Museale del Molise, un'iniziativa diventata oramai un appuntamento tradizionale che ha riscosso l'apprezzamento di chi vuole conoscere le vestigia storiche della 20ª regione d'Italia. A Campobasso saranno aperti al pubblico il Museo Sannitico dalle 9.30 alle 19 e Palazzo Pistilli dalle 8 alle 19. In provincia invece sarà possibile visitare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 il castello di Civita Campomarano, finito in queste ultime settimane sotto i riflettori a causa delle frane che hanno costretto a sgomberare decine di famiglie, ma soprattutto i luoghi di origine di Gabriele Pepe, personaggio storico di tutto rispetto. Aperti pure il castello di Capua di Gamba Tesa dalle 8 alle 19, dove è possibile ammirare gli affreschi cinquecenteschi, e il Museo della Città e del Territorio di Sebino dalle 9.30 alle 19. Spostandosi poi nell'altra provincia, ossia di Isernia, saranno aperti il Museo Nazionale del Paleolitico con i reperti preistorici dalle 8 alle 19, il complesso museale di San Vincenzo al Volturno di Castel San Vincenzo, dove spicca la cripta dell'abate Epifanio dalle 8 alle 19, il Museo Archeologico di Venafro dalle 8 alle 19 e il Museo Nazionale del Castello Pandone dalle 8 alle 19. Per informazioni si può consultare il Polo Museale del Molise, il cui indirizzo è pm-mol@beniculturali.it. Il numero telefonico è lo 0874 43 13 50 o 52. Luoghi che sicuramente permetteranno di poter godere
di bellezze artistico-culturali che sono ignorati da chi considera il Molise un semplice corridoio di passaggio, senza sapere che invece è un piccolo ma significativo scrigno di vestigia che affondano le radici nel lungo scorrere dei secoli. In occasione della riapertura del Castello d'Evoli di Castropignano lunedì di Pasquetta verrà inaugurata una mostra espositiva di abiti medievali unitamente a una mostra fotografica. Gli abiti sono stati realizzati da Addolorata di Cristofaro. Obiettivo della ricostruzione sartoriale della collezione è contribuire a far rivivere l'atmosfera dell'epoca in una cornice come il Castello d'Evoli. L'allestimento durerà fino a domenica 14 maggio. Le processioni del Venerdì Santo hanno richiamato numerosi fedeli in regione. A Campobasso si è rinnovato il rito del Teco Vorrei o Signor, tra ali di folla emotivamente coinvolta. Anche se non presenta elementi rituali particolari come quelli che caratterizzano altre città italiane, ma anche europee, specialmente quelle spagnole, la processione riesce a commuovere e a coinvolgere ogni anno tutta la popolazione, grazie soprattutto al coro, costituito da oltre 700 persone. Il tutto inizia dopo il raduno del coro e della banda in piazzetta Palumbo, luogo nel quale vengono effettuate le ultime prove prima di iniziare il percorso lungo via Marconi, dalla chiesa di Santa Maria della Croce, dove il corteo si incammina, trasportando la statua del Cristo morto, seguita da quella dell'Addolorata, dal cui manto partono lunghi nastri sorretti da un gruppo di donne vestite di nero, e il brivido che si avverte quando si inizia a sentire l'avvicinarsi del potente coro in lontananza è indescrivibile. Le voci si insinuano tra le strade sulle note del Teico Vorrei o Signore e le struggenti melodie del maestro Michele De Nigris riescono a coinvolgere davvero tutti. Il coro inizia con due battute forti e solenni, come annuncio del grande evento, il trionfo del Cristo attraverso il mistero della croce, per riprendere ed espandersi in forma struggente tanto da indurre chi ascolta ad una profonda meditazione sul sacrificio di Cristo. All'intonazione non abbia da smarrire, la musica riprende con forza, tramite un appello che riapre il cuore alla speranza. La morte del Cristo è vita per ciascuno. Ecco perché si evidenzia l'ansia dell'uomo di volersi unire al Cristo nel momento della morte, quasi a rivivere con dolente voce le pene di colui che con il suo sacrificio ha redento l'intera collettività cristiana, in un cammino mesto, denso di significato, che è uno di quei pochi esempi di sacralità, parola che ai giorni nostri è scomparsa dal vocabolario, in cui compare solo ed unicamente vacuità, futilità, stoltezza, ma soprattutto stereotipismo inutile. Preghiera e canti hanno accompagnato a Termoli la processione del Cristo morto che ha visto la presenza di migliaia di persone. I fedeli in corteo hanno animato le vie della città dalla chiesa di Sant'Antonio fino a Piazza Duomo. Il vescovo Gianfranco De Luca, l'Azione Cattolica e il sindaco Angelo Sbrocca hanno presieduto la cerimonia religiosa. Quest'anno c'è stata una maggiore partecipazione di fedeli alla Settimana Santa e ai riti di culto. Le impressioni del vicario della diocesi di Isernia Venafro, don Claudio Palumbo. La messa del Crisma, la lavanda dei piedi
e la processione del Venerdì Santo, un percorso che si concluderà poi con la Santa Pasqua. Tanta la gente, molto sentita. Qual è la sua sensazione in questo momento? La mia personale impressione è questa, che nella misura in cui aumentano le sofferenze dell'umanità e di ogni singola persona, sembra che in questa misura ci sia più adesione ai misteri della sofferenza, della passione e della morte di Gesù, perché come sappiamo poi ci schiudono alla luce della risurrezione. Probabilmente, ecco, Gesù sofferente con il suo corpo martoriato, torturato, ha da dire qualche cosa a ciascun uomo, a ciascuna donna di buona volontà, ha da dire di un amore, ecco, che si è fatto dono fino alla fine e di un amore che ci dischiude l'accesso al Padre. Non è retorica, ma in effetti è tanta la gente che soffre e la gente che ha bisogno realmente di essere aiutata, mai come in questo momento, anche dal punto di vista religioso. Qual è il suo messaggio per la Santa Pasqua? Ecco, quello di non disperare mai, perché Gesù dinanzi al mistero della sua passione, dicono i Vangeli, ha sudato sangue. Ecco, questa umanità vera di Gesù, che come vero uomo anche lui ha paura della sofferenza e della morte, però ecco qui, secondo il suo insegnamento, non sia fatta la mia, dice al Padre, ma la tua volontà, e la volontà di Dio è quella della nostra salvezza. Credo che molti, tantissimi di noi ricorderanno le immagini del Papa Giovanni Paolo II, la sua ultima Via Crucis, mentre al Colosseo si viveva il momento di preghiera, il Papa con la croce abbracciato alla croce dalla sua cappella partecipava. Tra le mete preferite per il fine settimana da turisti e residenti nella provincia di Campobasso, le aree verdi di Ricce e del Matese, al lago di Guardialfiera, lungo i fiumi Biferno e Fortore e temperature permettendo passeggiate sulla riviera adriatica. All'insegna della tradizione locale, la Pasqua e la Pasquetta in Molise, ricette culinarie che si tramandano nel tempo. Vediamo. Ancora oggi il Molise resta una terra ancorata ai propri usi e costumi, in particolare nel periodo delle festività, quando tra le strade si respira un'atmosfera di tradizione, di ricette e piccoli segreti tramandati di generazione in generazione. Il periodo pasquale non è da meno, soprattutto per quanto riguarda la gastronomia, la nostra regione è ricca di pietanze tipiche, realizzate con ingredienti simbolo della Santa Pasqua. Il pomeriggio del Sabato Santo si cucina la tradizionale frittatona pasquale, che viene consumata il giorno di Pasqua. Questa frittata è a base di fegatelli d'agnello, mentuccia tritata ed asparagi e viene fatta utilizzando almeno 50 uova. Un piatto così semplice che però è diventato un simbolo della tradizione, tanto che a Montaquila viene addirittura organizzata una sagra in suo onore, durante la quale si può gustare una frittata realizzata con più di 1000 uova. Ricco di simboli di questo periodo è l'agnello cace uova, un tradizionale secondo piatto da servire a tavola la domenica di Pasqua. Anche di questo piatto esistono numerose varianti, tipiche di ogni zona della regione, così come per la pastiera, il dolce pasquale per eccellenza. Sempre presente sulle tavole dei molisani, durante queste festività, la pastiera esiste in due versioni principali, quella di grano e quella di riso. Altro dolce tipico è la pigna di Pasqua, una sorta di ciambella a base di farina e uova cosparsa di glassa. Non è da meno il lunedì di Pasquetta, giorno durante il quale è possibile continuare a viaggiare tra le bontà molisane. Il lunedì in Albis è famoso, infatti, per le sue gite fuori porta, nelle quali ci si ritrova con amici e conoscenti. Il Molise è culla di beni naturalistici, architettonici e monumentali, che si stagliano in un paesaggio di montagne e colline, sulle quali è possibile passare una giornata all'insegna di divertimento e agnello alla brace. A San Pietro Avellana, Vasto Girardi, Carovigli, Pescolanciano e in tanti altri luoghi dell'Alto Molise è possibile ripercorrere il tratturo, le autostrade dell'antichità costeggiate da prati verdi. È possibile visitare il Teatro Sannitico di Pietrabondante, rivivere il Medioevo all'Abbazia di San Vincenzo al Volturno oppure farsi affascinare dall'archeologia presso il Museo Paleolitico di Isernia. Per chi volesse festeggiare un giorno in più, tipico rito tutto venafrano è la Pasquetta del giorno dopo, i festeggiamenti del martedì in Albis tra gli uliveti del Campaglione. Ultimi acquisti in vista di domani, giorno di Pasqua: agnello, fiadoni, pastiere, colombe, uova di cioccolato. Sulle vendite generali in regione si registra un lieve incremento da parte dei consumatori.
sempre attenti però alle offerte e alle produzioni locali. Con l'avvento della primavera si fa il punto sulla situazione dei lavoratori forestali e gli organi istituzionali prendono in considerazione le richieste delle organizzazioni sindacali. Come di consueto, è questo il periodo in cui le istituzioni di competenza e le organizzazioni sindacali di categoria si incontrano per ragionare e decidere sugli impegni per i lavoratori forestali in Molise. Così anche questa volta alla sede dell'ARSARP, dove i dirigenti della FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL hanno incontrato l'assessore Facciolla e la commissaria Santoro per discutere le questioni relative all'avvio dei lavoratori nelle attività di cantieristica forestale. L'ARSARP ha comunicato che rispetto alle esigenze tecnico-organizzative provvederà allo scorrimento della graduatoria e avvierà i lavoratori, ma anche che non sussistono problemi per permettere il raggiungimento delle giornate utili alle finalità amministrative. Garantite anche le risorse economiche per il servizio di antincendio boschivo. Intanto però resta per i sindacati prioritario l'obiettivo di stabilizzare quanto prima i lavoratori forestali, così come accade in altre regioni italiane. Solo così, affermano, la regione Molise potrà garantire interventi qualificati per la messa in sicurezza del territorio, avvalendosi di lavoratori di cui già dispone, che hanno una comprovata e pluridecennale professionalità. Il sindacato Gilda non firma il contratto sulla mobilità della scuola per coerenza con la posizione di contrarietà verso la chiamata diretta del personale docente e agli ambiti territoriali previsti dalla legge 107. A dichiararlo è il coordinatore regionale Michele Paduano. Anche la possibilità di scegliere fino ad un massimo di 5 scuole è transitoria, in quanto dal prossimo settembre opererà la legge che prevede esclusivamente i trasferimenti su ambiti territoriali. Su questi altri argomenti della tormentata legge nazionale, il giorno 11 maggio giungerà in visita a Campobasso la ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli. Cambiamo ancora argomento, facciamo un passo indietro al Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta al Volturno. Angelo Lombardi ricorda suo padre Giuseppe, maresciallo di pubblica sicurezza e medaglia d'oro al valor civile, ucciso il 22 ottobre 1975 in provincia di Lucca da due terroristi. Come mai questa decisione di celebrare qui in Molise? Perché mio padre è nato a Monterodoni, provincia di Isernia, che praticamente dista mezz'ora da qua. E ci hanno chiamato avvisandoci che ci sarebbe stata questa commemorazione e noi abbiamo partecipato più che volentieri, proprio perché mio padre poi tra l'altro è stato purtroppo per noi il primo caduto per le mani del terrorismo come appartenente alle forze dell'ordine molisane. Cioè, pur abitando a Viareggio, era molisano e quindi il comune qui di Rocchetta, visto e considerato che hanno fatto questo museo, gli è venuto in mente, per fortuna dico nella disgrazia, di dedicare questa stanza, insomma questo angolo via alla memoria. Quali sono i ricordi che un figlio porta dietro di questa storia? I ricordi sono drammatici, i ricordi sono al di là del momento veramente che ci ha segnato per tutta la vita. Ricordo, posso dire che ha spezzato in due le vite, sia mia che di mia mamma e che di mia sorella. Ora mia madre non c'è più, è morta l'anno scorso, ma io personalmente posso dire che ho dovuto cambiare completamente tutte le mie prospettive di vita. Io avevo in mente di fare certe cose e poi invece, con la morte di mio padre, ho dovuto interrompere gli studi, che ero in quinta ragioneria, e ho dovuto poi iniziare subito al lavoro. Dopo mi sono diplomato, ma insomma ha stravolto completamente tutte le mie aspettative di vita e quindi è cambiato tutto. I ricordi sono tanti, sono legati a questi fatti di sangue, continuamente, tutti i giorni, non ci si dimentica mai questa cosa qui. Non è possibile, né perché
lo sentiamo dentro, lo sento dentro, né perché poi alla fine ci sono manifestazioni, ci sono cose varie, ricordi tutti gli anni, anche dove è successo la strage c'è uno stelo commemorativo, insomma, e quindi noi siamo sempre un po' chiamati in causa tristemente da una parte e con orgoglio dall'altra. Dopo una serie di sollecitazioni sul rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, la Commissione parlamentare antimafia sarà per la prima volta in Molise giovedì 27 per ascoltare le massime autorità civili e militari della regione. L'arrivo della Commissione a Campobasso conferma la necessità di consolidare le azioni di contrasto alla criminalità, potenziare gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, ripristinare infine il comando regionale dei carabinieri. Comitati e associazioni affidano in un comunicato stampa tutto lo sconforto per la decisione del Consiglio regionale del Molise di istituire l'EGAM, non tenendo conto della volontà contraria dei cittadini. Qualche giorno di distanza dalla scelta del Consiglio regionale del Molise, che con voto risicato ha sancito la nascita dell'EGAM, giungono in redazione numerosissime le critiche di coloro che considerano la decisione assolutamente negativa per la stragrande maggioranza dei cittadini sostenitori del concetto dell'acqua come bene pubblico. Le ultime note arrivano da Termoli, nello specifico dalla Fondazione Lorenzo Milani, dal Comitato Acqua Bene Comune, dal RAP Molise e dal Forum Nazionale del Movimento per l'Acqua. Per loro non c'è sorpresa, infatti affermano come volevasi dimostrare. Il Consiglio regionale ha messo in scena un rivoltante teatrino, concluso con la creazione di un ente che spalanca porte e finestre ai gestori privati dell'acqua in Molise. Entrano in merito alla volontà di ignorare le richieste dei cittadini e di numerose istituzioni. Non sono bastati, infatti, scrivono, i ricorsi al TAR vinti dai vari sindaci, né le conferenze stampa di associazioni e sindacati, neanche i tanti presidi attivati dentro e fuori il palazzo della regione. Soprattutto non è bastata la voce chiara e forte dei cittadini e il loro voto sovrano. Non sono servite le marce, le mobilitazioni e l'attivismo di questi ultimi 6 anni. Il 13 aprile, sottolineano, una maggioranza spaccata ha potuto contare su assenze strategiche ed astensioni strumentali per bocciare ogni percorso di azienda speciale di diritto pubblico e costruire un'altra storia, quella che spalanca il tutto agli interessi e ai profitti dei privati. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Filoteo Di Sandro, riferendosi alle varie intese nel centrodestra, sottolinea come il suo partito auspica per le prossime elezioni in Molise la partecipazione in una coalizione di centrodestra realmente rappresentativa delle aspettative dei cittadini, ampia al punto tale da essere maggioranza tra la gente e nelle istituzioni. E dopo questa notizia, come sempre, passiamo alle previsioni del tempo. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio di oggi sul Molise, parzialmente coperto dalla sera. Le temperature sono previste tra gli 11 gradi di Campobasso e la massima di 21 a Termoli. Ventilazione dai quadranti occidentali, poco mosso il medio adriatico. Domani mattina sulla regione è previsto un peggioramento del quadro climatico sul litorale. Valori atmosferici in flessione, venti settentrionali.
Nel cuore della città, lungo i muri, le strade, dove ogni angolo racconta storia, c'è l'osteria Don Peppino, punto e a capo, dove il piacere di gustare dell'ottima cucina è consuetudine. Cucina tradizionale e innovativa a base di solo pesce fresco, baccalà e stoccafisso. A Campobasso, in via Ziccardi 32, adiacente Porta Mancina. Gradita la prenotazione al 348 06 10705. Sport, calcio, amareggiato e infuriato Alessandro Del Grosso con i suoi giocatori a fine partita per il pareggio regalato al 90° agli avversari sul campo di Recanati. Ascoltiamo la sua disamina. Sono avvelenato con i miei ragazzi perché non si può prendere un gol al 90° dopo che comunque eri ripartito addirittura tre volte in contropiede e ci sta gente che non ha fame. Me ne sono accorto oggi, forse troppo tardi, ma gente che non ha fame, gente che viene giusto per giocare e per cercare di sbarcare poi a fine anno, ecco. E sono arrabbiato tantissimo, non riesco a trovare le parole proprio perché amareggiato perché non si può pareggiare, perché dopo una partita che noi dove abbiamo provato sin dall'inizio a cercare di vincere, siamo venuti qua per cercare di vincere e prendere un gol, potevi anche prenderlo prima, ma non in quel modo, l'ultimo minuto dove avevi palla in contropiede, hai aspettato, hai tirato, che già un'altra volta avevi cercato di tirare in porta, ma non c'era nessuno, quei momenti si tiene, si gestisce. Gestione della partita oggi zero, diciamo, perché proprio dobbiamo rivederla. Per me, se qualche ragazzo vuole rimanere a casa, per me può pure rimanere a casa. Sono avvelenatissimo con la mia squadra proprio per questo motivo qua. Non bisogna solo la bravura e solamente la giocata, ma ci vogliono il carattere e la benedizione di continuare a cercare di portare via la vittoria. Lei non ha detto che sono due punti persi che possono anche pregiudicare il discorso playoff, è forse più arrabbiato proprio per l'atteggiamento in campo dei suoi? Sì, per quello, perché poi potevi anche perdere la partita, perché comunque l'atteggiamento iniziale è stato buono, ma dopo però abbiamo gestito male il vantaggio e non si può venire qui e prendere un gol del genere. Poi io ripeto, lo potevi prendere prima da 30 metri sotto l'incrocio, per carità ci sta tutto, ma un gol del genere non puoi prendere, perciò sono avvelenato e mi dispiace perché veramente facciamo dei sacrifici durante l'anno, durante la settimana, per poi cercare di, e quel momento oggi ci è mancato, speriamo che ci capiti domenica, però la vedo adesso un po' più dura, anche se poi gli altri risultati hanno perso, vedi, oggi poteva essere un vantaggio per noi, però ce ne andiamo rammaricati e sicuramente qualcuno arriverà a casa. Siamo in chiusura, il 3-4 giugno lo stadio comunale di Isernia ospiterà le finali degli assoluti di atletica leggera paralimpica. Tra gli organizzatori della competizione la FISPES e la nuova Atletica Isernia. Giungeranno in Molise i migliori atleti d'Italia e i loro accompagnatori, circa 500 ospiti per vivere momenti di emozioni sportive. Bene, con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario. Buon fine settimana a tutti e soprattutto buona Pasqua.